devo ringraziare perché ci date l'opportunità di trasferire alla città una notizia importantissima, importantissima. Dopo un vero e proprio saccheggio che è stato fatto negli anni passati in Amgas, che è un'azienda che doveva portare utili, quindi prendere utili nella distribuzione del gas, una cosa semplicissima, un gioiellino per la città, noi ci siamo ritrovati con una situazione fallimentare dove è stato messo in piedi dalla passata amministrazione un piano di rientro con una serie di creditori con somme significative. All'indomani del mio insediamento venne qui nella mia stanza sia il presidente cardinale e sia l'ingegnere Iaferice a pregarmi e a supplicarmi di dare delle somme in termini di liquidità perché il piano, per anche una situazione di entrate, rischiava di saltare e di non avere la liquidità sufficiente per pagare il ratio previsto. Noi confezionammo questa delibera che andò in consiglio comunale e pianificammo con anche la collaborazione di esperti nel settore, pianificammo una procedura di dare questi 3 milioni e vedere di chiudere completamente e far ritornare in bonus l'azienda, in modo tale da essere competitiva anche sul mercato, perché è un'azienda che ha delle zavorre, delle pendenze. Se chiedi anche, così come ha fatto il presidente e il CDA, che ringrazio per l'operato che avete condotto fino ad oggi, non trova poi appetito, perché insomma anche avere un piano appeso, insomma, le manifestazioni di interesse sono andate deserte e oggi siamo convinti che con un piano che abbiamo chiuso, abbiamo liquidato finalmente, non è stata una situazione facile, è stata complessa, e quando parlano qualcuno di consulenze milionarie si deve sciacquare la bocca. Perché è falso, è falso, è falso, e mi dispiace che qualcuno, per dare la notizia, perché sai, purtroppo anche non me la prendo con la stampa, ma è il gioco che effettivamente uno deve attirare l'attenzione e sposa per intero certe affermazioni false e tendenziose che poi inducono sempre a confezionare anche querele di carattere personale. Consulente non le possiamo fare, se no la Corte dei Conti, la Corte dei Conti, non il consigliere X o Y, la Corte dei Conti ci avrebbe fatto subito un ammonimento, perché quello che abbiamo è una vigilanza attenta anche sulle cose più banali, tanto che mi meraviglio pure, ma se l'avessimo avuto il controllo 15 anni fa, 10 anni fa, probabilmente il comune di Foggia non sarebbe andato in predissesto finanziario, che io definisco comunque un dissesto un po' occultato, perché il piano di fatto, con i debiti che sono più del doppio rispetto a quello previsti e con le alienazioni che sono state sovrastimate, è un piano, diciamo, molto discutibile, ma lo stiamo onorando cercando di rettificare in corso d'opera un piano che certamente potevo il primo giorno, come segnale concreto, potevo portare i libri in tribunale per quanto riguarda soprattutto una situazione difficile dell'ATAF, che anche lì abbiamo dovuto rimpinguare con l'adeguamento inflattivo questa società e con l'acquisto anche di beni, e nonostante anche il passaggio da part time a full time, che è stato un segnale di correttezza nei confronti dei lavoratori, oggi l'azienda, e metteremo anche a proposito di qualcuno si assumesse la responsabilità, perché la variazione di bilancio prossima comprenderà anche delle somme per destinare all'ATAF per acquistare mezzi usati, cioè noi stiamo acquistando mezzi usati, quindi significa veramente fare sacrifici e razionalizzare le spese.
i sacrifici li stiamo facendo, questa amministrazione e le municipalizzate non abbiamo fatto un centesimo di debiti e oggi consegniamo nuovamente alla città con l'intero capitale sociale l'azienda gioiello che qualcuno ha distrutto nel passato. Quindi oggi abbiamo riportato in bonus l'azienda e quindi è una grande notizia, è una grandissima notizia, è come una famiglia che stava perdendo un bene prezioso, stava perdendo l'alloggio di famiglia e con i sacrifici della nuova gestione oggi quel bene è stato salvato. Abbiamo salvato l'Amgas e salveremo anche l'ADAF, così come salveremo il comune di Foggia. Noi siamo oggi un'amministrazione che è chiamata a un'azione virtuosa per far uscire dalle sabbie mobili questa città di Foggia. E sapete che significa? Che fra, se non mi dovessero concedere in questo mese la possibilità di riaprire le assunzioni, beh, con questo andamento noi possiamo dire che abbiamo messo in sicurezza il comune di Foggia, non solo le aziende, e quindi come finiremo questo piano, che sono fra 2 anni, possiamo aprire la forbice anche occupazionale, che non abbiamo oggi il personale per garantire anche i servizi, oltre alle risorse, anche il personale. E questo vale per il comune, ma vale per le varie aziende, quindi è una situazione di sofferenza generale. E quindi il primo segnale positivo, e quindi proprio un segnale che gli altri parlano, condannano, contestano, ma senza concretezza, noi a queste chiacchiere gli abbiamo tappato la bocca con i fatti. I fatti sono questi. Noi abbiamo portato l'azienda Gioiello di Foggia nuovamente ad assumere quella dimensione competitiva e anche patrimoniale, perché parliamo della dimensione patrimoniale, l'abbiamo restituita alla città di Foggia. Quindi abbiamo cancellato le brutte pagine di politica degli anni passati. Questa è una amministrazione virtuosa e chiamo a chiunque a fare i confronti reali con i conti, li fa già la Corte dei Conti, e quindi quando ci certifica la buona volontà, l'impegno, la dedizione, ma dall'altra parte c'è una situazione che non corrisponde alle previsioni, e come dire, vi state impegnando ma non è per colpa vostra, ma se vi arrivano il doppio di stipendi delle sentenze e ci chiama a dire ma ce la fate, ma siete certi, ma non è che state continuando a scendere ad affogare, insomma questa è la testimonianza, perché anche questa era una nota della Corte dei Conti che si preoccupava di questo prestito che noi avevamo fatto e che non vedeva la restituzione, perché chi ci aveva garantito, anche dirigenti che ci avevano garantito che potevamo rientrare, ma con la postergazione le società, i creditori hanno bloccato e hanno messo a rischio anche il piano di rientro, perché non sia mai noi avessimo consegnato delle somme o loro avessero consegnato le somme del comune e il piano, c'erano tutti i motivi che il creditore lo faceva saltare e si impossessava del bene della città che era l'Amgas. Quindi è stata un'operazione complessa, difficile, dove c'era la difficoltà nella difficoltà, che ha portato anche a ritardi nei tempi e nell'esecuzione, perché ahimè qualcuno che ci ha garantito a noi consiglieri che si poteva ottemperare probabilmente ha dimenticato le nozioni fondamentali, che poi ho dovuto anch'io apprendere successivamente, le nozioni fondamentali di diritto civile e diritto commerciale. Quindi questo è la fotografia. Io vi devo lasciare a quelli che
hanno reso possibile questo miracolo, miracolo perché è un miracolo, quindi va la mia dedizione e a nome della città di Foggia, non come amico politico, che, ma a nome della città, penso che voi rientrate di diritto nella storia positiva di Foggia rispetto a coloro i quali ormai si sono incorniciati una medaglia negativa per aver affossato l'azienda municipalizzata Amgas e aver affossato il Comune di Foggia. Quindi complimenti nuovamente, quindi vi stringo la mano per, come forma proprio di ringraziamento a nome della città di Foggia. Grazie, grazie a voi, grazie, grazie. Grazie anche a voi, perché i consiglieri comunali sono stati quelli che insieme a me portiamo le sofferenze di un bilancio, quindi gli altri parlano, si mentalizzano probabilmente perché non hanno ottenuto benefici, oppure avevano una condizione, diciamo, distorta del ruolo del consigliere comunale. Il consigliere comunale oggi è chiamato, così come molte volte mi dicono, ad alzare la mano e assumersi responsabilità di fatti pesanti e circostanze che non gli appartengono, ma gli appartengono al passato, ed è un sacrificio immenso in termini anche di responsabilità. E quindi ringrazio i consiglieri ben rappresentati dal consigliere Vigiano, dal mio amico Lucio Ventura, in ultimo ma non in ultimo, ma in qualità di capogruppo di un gruppo importante, l'amico Gino Fusco.